te, vuoi da bere? Vieni qui, tu per me, te lo dico sottovoce, amo te. Come non ho fatto in fondo con nessuno, resta qui un secondo. E se hai bisogno e non mi trovi, cercami in un sogno, amo te. Quello che non chiede mai, non se la prende se poi non l'ascolto. E sei un piccolo fiore per me, e l'odore che hai mi ricorda una cosa, vabbè, non sono fedele mai. Lo so. E quando sento il tuo piacere che si muove lento, ho un brivido tutte le volte che il tuo cuore batte con il mio, poi nasce il sole. Vedere mai, ora lo so. Grazie. Perché tu sei un'artista veramente unica, è un'artista fantastica. Questo è l'ultimo lavoro, sì. Romantica. È il mio ultimo lavoro che ho fatto, è uscito da poco il 31 di gennaio. Praticamente questo è un... sarei io. Sì. Sono io. Io non so dipingere, però ho iniziato a dipingere le maglie perché ho avuto un periodo un po' brutto, ho avuto 2 anni di fermo per una malattia abbastanza grave, quindi questa cosa qua me la sono inventata in quel periodo prima che uscisse il mio album. Ecco, adesso intanto la malattia è superata. Assolutamente sì. Ok, la malattia è superata. Allora, senti Pia, tu sei un'artista incredibile, fantastica. Ricordiamo agli amici a casa che questo brano, portato al successo da Vasco Rossi, sì, è un brano... È un mio brano che avevo scritto prima di darlo a lui, almeno 10 anni prima, lo cantava ai miei concerti e ho deciso... Io ho lavorato con lui dal 93 al 2009, ho fatto tante cose, lui ho prodotto 2 dischi miei, io sono stata l'unica donna che ha scritto per lui e ho ripreso la mia canzone perché me la sono sempre cantata, cioè, non mi sono fatta tanti problemi. La canzone sua, lei è una cantautrice, giustamente dice la canzone è mia, però lui te l'ha richiesta. In che senso? Ah, no, lui mi chiese una canzone, io... Vasco Rossi, Ero in studio e dopo che avevo dato buon compleanno ai Rene Grandi, che mi chiese una canzone per le scale, io ho detto ce n'ho una, si chiama E, e questa è andata, la storia è questa. Ecco, tu dici io sono una cantautrice, però poi hai regalato, insomma, hai donato
parte della tua anima, non solo a Vasco Rossi, anche a Irene Grandi e ad altri artisti. Infatti, bravo. Diciamo che loro hanno interpretato, io l'ho sempre riprese le mie canzoni, perché credo che chi le faccia c'ha un'anima in più, c'ha un pezzettino in più. E quindi poi io sono un indipendente, sono una libera, non mi piace essere vincolata da cose. Quindi questa cosa infatti è autoprodotta in tutti i sensi, è stata registrata metà a Shanghai, metà a Bologna, due produttori importanti, Luca Bignardi e Frank Nemola, che è un musicista di Vasco, produttore mio da sempre. E io sono una rocchettara, basta, non ho mica tante cose da dire. Va ascoltato, si compra sul mio sito in merchandising, sia il vinile che il CD. Pia Tucitto, veramente un'icona, grazie.